Allora, possiamo partire, buongiorno a tutti. Dunque, giusto una comunicazione di servizio. Eh, nei prossimi due laboratori, che sono gli ultimi, eh, saranno sempre alle 11.30, eh, 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 proveremo a fare per chi vuole due simulazioni d'esame sul dataset che useremo all'esame. Okay. Quindi faremo una simulazione mercoledì e una il mercoledì dopo sui due dataset che useremo uno al primo appello e l'altro al secondo. Va bene? E volutamente caricherò il progetto base solo all'ultimo, così che arriviate lì e proviate da zero partendo eh, lì in laboratorio. Quindi, per chi vuole, può essere una buona opportunità per misurarsi. Con dei testi simili a quelli dell'esame e soprattutto vedere se in due ore riuscite a, a far qualcosa. Ok, quindi se non vedete il, il testo subito eh, domani è perché lo metto solo mercoledì mattina eh, prima del laboratorio. Torniamo a noi, in aula invece vedremo sempre ovviamente temi d'esame e oggi andremo a vedere una... Eh, non era in realtà una prova d'esame, era una simulazione di prova d'esame che abbiamo fatto l'anno scorso, stile quella che faremo in laboratorio, sugli avvistamenti UFO. Partiamo da zero, facciamo sia il primo punto oggi che il secondo, penso, domani. Quindi il DB era questo UFO Sightings che trovate anche nel progetto base, DB molto semplice di una tabella, quindi non ci sono molte complicazioni dal punto di vista dei DAO, eh, una tabella Sighting che riporta una serie di oltre 80.000 avvistamenti di presunti UFO tra il 1906 e il 2014 eh, negli USA, mi pare. Eh, L'esercizio chiedeva di costruire un'applicazione JavaFX okay, ehm, che permetta ad un utente di interrogare tali, tali avvistamenti e di compiere delle analisi sugli stati in cui tali avvistamenti sono avvenuti. Eh, si devono considerare esclusivamente gli avvistamenti registrati negli Stati Uniti, quindi dove il campo Country che è una stringa variabile sia uguale a US, dividendoli in funzione dei 52 stati americani. La colonna State. Va bene? Quindi la colonna State riporta i vari stati eh, comprendenti eh, gli Stati Uniti d'America. In particolare il punto 1, che è quello di cui ci occupiamo oggi, si permette all'utente di selezionare da un menu a tendina un anno tra quelli ovviamente presenti nel database. La tendina oltre all'anno dovrà anche visualizzare il numero di avvistamenti avvenuti negli Stati Uniti in tale anno. Una volta selezionato un anno, il programma dovrà costruire un grafo orientato relativi, relativo agli avvistamenti in tale anno. Quindi i vertici saranno tutti gli stati presenti negli Stati Uniti d'America. In particolare qui specifica che i vertici saranno il sottoinsieme di stati per cui vi è stato almeno un avvistamento nell'anno. Quindi non andiamo a inserirli tutti, ma solo quelli per cui c'è un avvistamento nell'anno selezionato. E gli archi del grafo devono rappresentare l'ordine temporale degli avvistamenti. In particolare ci dovrà essere un arco tra lo stato A e lo stato B, se almeno un avvistamento in B. E temporalmente successivo ad almeno un avvistamento in A. Ok? Un po' contorto, ma vedremo di cavarcela. Una volta costruito il grafo, si permette all'utente di selezionare uno stato tra i vertici, ovviamente, e si determinano gli stati immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi allo stato selezionato, qui le relazioni di precedenza e e di successione si intende proprio per come abbiamo costruito l'arco, quindi con le frecce che abbiamo inserito nel, nel grafo, e quanti e quali sono gli altri stati raggiungibili attraverso uno o più archi. Domande? Partiamo a farlo e man mano se ci sono domande le vediamo insieme. Dunque, già il, ho già caricato il progetto base. Ufo Sightings, come al solito dobbiamo fare un po' di bassa manovalanza, nel senso che dobbiamo crearci sicuramente una classe model nel package model, eccola qua, e dobbiamo come al solito fare la connessione tra il controller e il modello. Quindi, la classe controllora avrà un riferimento al modello. Lo importiamo. E avrà sicuramente un metodo per settare il modello, quindi il solito metodo public void setModel in cui dall'esterno, in particolare dal main, gli andremo a passare il modello. Eh, model minuscolo. E poi dobbiamo fare quello spiacevole lavoro nel main, che non mi ricordo mai a memoria, quindi vado a eh, recuperarmi un main vecchio, tanto per non fare errori. Dobbiamo farci restituire prima il loader, quindi nel main, eccolo qua, fxml, eh, non me lo ricordo mai, a 2l, sì, loader, uguale, usiamo queste istruzioni qui per farci dare un riferimento. Al loader. poi andiamo a farci dare il border pane di root e leviamo questo e andiamo a farci dare anche un riferimento al controller controller che in questo caso si chiama ufo controller uguale loader.get controller, eh, dobbiamo dargli un nome, eccolo qua, ottimo, poi possiamo creare il modello e settarlo al controller, dobbiamo importare la classe model, ah, che non sarà quella di borders, ma sarà la nostra che abbiamo appena creato, dopodiché possiamo creare la scena e se non mi sbaglio è tutto fatto così. Molto bene. Vediamo che non ci siano errori, provo a lanciare il main e... In teoria, no, c'è un errore. Uh, border pane. Qual è il problema? ho sbagliato qualcosa no ah sì non devo chiamare il load qua devo fare una new stavo mischiando i due le due metodologie ovviamente qua è ufo.fxml riproviamo eccolo qua nessun errore questa è l'interfaccia di base e ci siamo allora il primo punto da eh, completare è il riempimento di questa tendina qui che a differenza delle altre volte dove stampavamo solo un'informazione in questo caso richiede qualcosina in più e in particolare oltre all'anno, che sarebbe la nostra informazione da visualizzare nella tendina, di fianco vorremmo anche metterci il numero di avvistamenti in quell'anno lì. Quindi dobbiamo già subito fare una query all'inizio per riempire questa tendina. Allora proviamo a fare questa query qui nel client. Vado a selezionare... Uh -huh, UFO Sightings abbiamo una sola tabella e dovremmo cercare di ottenere dal DB io direi una lista di coppie anno e numero di avvistamenti in quell'anno beh, mi sembra abbastanza facile per recuperare l'anno abbiamo una Colonna datetime che riporta la data intera e noi recuperiamo l'anno con la funzione here di datetime. Uh, si chiama così, sì. minuscolo però. From sighting Proviamo a lanciarla, vediamo cosa ci dà, ecco qua, ci dà una serie di, di anni. Ovviamente, molti sono duplicati perché abbiamo varie, vari avvistamenti nel solito anno. Quindi, per prenderne uno solo, posso utilizzare Distinct. Riproviamo. Ecco qua. Ora abbiamo gli anni singoli. A questi dobbiamo aggiungerci il numero di avvistamenti in quell'anno. Beh, direi che potremmo contare quante righe ci sono nella tabella per ogni anno. Quindi, count, ad esempio, contiamo il campo, potremmo anche, credo, inserire count asterisco. Inseriamo count di. Ovviamente c'è un problema perché dobbiamo raggruppare group by per anno. Diamo un nome a questa variabile ed eccoci qua. Vediamo che nel. 49 ci sono stati 16 avvistamenti, nel 55 32, eccetera. Vedete che non ci sono tutti gli anni perché dal 49 al 55 non c'è niente. Va bene, prendiamo questa query qui, la dobbiamo trasportare di là e come al solito, visto che vogliamo recuperarci queste coppie di valori nel codice Java, avremo bisogno di una classe di supporto per estrarre questi dati giusto quindi qui nel package model mi vado a creare una nuova java class che chiamo anno eh, count che semplicemente mi serve per recuperare quelle righe dalla tabella avremo un campo Qui possiamo scegliere se l'hanno trattarlo come stringa oppure direttamente come year. Quindi possiamo importare la classe year di JavaTime, ad esempio. Con le stringhe funzionerebbe lo stesso. E magari un campo integer uh, count. Come al solito mi faccio generare tutto da Eclipse. Quindi source generate getter and setter e anche source generate constructor Mi serve qualcos'altro in particolare secondo voi? Qui serve l'hash code l'equals? Direi di no. Le domande che dobbiamo farci sono sempre, userò questa classe all'interno di un grafo? Direi di no, perché come vertice abbiamo visto ci saranno gli stati. Userò questa classe in una hash map, in, una, in un set? Per il momento penso di no. Li utilizzeremo nella tendina, quindi avremo probabilmente una lista. E quindi direi che l'ashcode e l'equals per il momento non ci servono. Quello che ci serve, visto che andremo a inserirlo nella tendina, è banalmente magari ridefinire il toString per stampare quello che vogliamo nella tendina. Quindi, source generate toString e stampiamo, 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 io direi direttamente l'anno e magari tra parentesi il numero di avvistamenti. Va bene, adesso possiamo farci il metodo del DAO per recuperarci tutti questi, eh, tutte queste righe della tabella, quindi apro il site in DAO che aveva già questo metodo qui, per il momento non lo consideriamo. Andiamo a definirci un metodo che ritorni una lista di anno count. Chiamiamola pure getAnni. Devo importarla. E come prima cosa definisco la query e la vado a copiare da qui. Ricordandomi però che ho fatto una dimenticanza, perché il testo chiedeva esplicitamente di considerare solo quegli stati in cui il country è uguale a US. Quindi lo aggiungiamo, è semplicemente una clausola di where, eh, però lo chiedeva il testo e quindi... Sì, penso di sì. Ovviamente facendo la group by possiamo togliere anche la distinct. Va bene. Copio la query, vado di qua, la incollo e qui sempre il solito lavoretto, occhio perché è la causa più comune di errori devo togliere gli slash n e lasciare uno spazio alla fine. Tac, eh, scusate, ctrl z, spazio, punto e virgola. Questa è la query e poi abbiamo il solito try catch in cui andremo a inserire tutti i nostri metodi SQL exception e copio di qua quindi dentro cosa facciamo? ci facciamo restituire una connection poi costruiamo il prepared statement qui non abbiamo nessun parametro da settare molto meglio Creiamo una lista che poi ritorneremo inizialmente vuota. Anni, linked list, array list, va bene. Importiamo. E poi andiamo a scorrere i risultati eseguendo la query. Quindi copio da qua sopra. Finché c'è una nuova riga, aggiungo alla mia lista anni quello che riesco a recuperare dalla query. Allora, l'anno restituito dalla query è un intero. Possiamo anche dargli un nome, as anno. E per trasformarlo in un anno, visto che abbiamo scelto di usare la classe JavaTime in anni count, uso year.of Vedete che il metodo of della classe year eh, richiede un intero e crea un oggetto anno. Dopodiché, ripeto, se questo anno lo trattavate come stringa o come intero, andava bene lo stesso. Virgola res.getInt CNT C'è un problema, ovviamente. Ah, uh, 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 uh. ovviamente devo creare il nuovo oggetto. new Account no Avevo dimenticato la new. Quindi finché c'è una riga, creo un nuovo oggetto lo aggiungo alla lista alla fine mi ricordo sempre di chiudere dimmi Sì, bravo cnt c'era un errorino mi ricordo sempre di chiudere la connessione e poi ritorno la lista e okay. Adesso possiamo definire un metodo nel modello che usi questo il metodo del DAO per implementare a dovere il pattern Model View Controller. Questo metodo semplicemente richiama il DAO, supponiamo di avere un, un attributo DAO che andiamo a creare nel costruttore, private citing DAO DAO, che andiamo a citing no, come diavolo si chiama, htmx, così vediamo se dopo lo prende qualcuno vede dove sto sbagliando a scrivere sai H t a ah, DAO maiuscolo, grazie, sono un po' fuso oggi. Ecco qua. Quindi usiamo questo DAO per ritornare gli anni e poi lo possiamo usare dal controller ufo controller. Direi, appena settato il modello, possiamo riempire la lista degli anni. Vediamo come era definita la lista degli anni. Qui dobbiamo dirgli che questa lista, questo combo box, conterrà degli oggetti di tipo annoCount. Dobbiamo importare. <coughs> e quindi diciamo che this.boxanno.getItems add all dis.model.getanni. Salvo. Qual è il problema qua? Ah certo, il costruttore va pubblico avevo definito il costruttore privato ovviamente. Proviamo a lanciare il main e vediamo, sì, abbiamo la lista dei vari anni con di fianco il numero di avvistamenti. Molto bene. Adesso andiamo avanti e vediamo di creare il grafo. L'utente seleziona un anno, clicca su Avvistamenti e si crea il grafo. Dunque qui, visto che gli stati, gli stati degli Stati Uniti sono un numero relativamente basso, direi 52, questo forse è uno di quei casi in cui la strategia 1 per la creazione del grafo è più che sufficiente. Strategia 1 nel senso di... Aggiungo prima tutti i vertici, faccio un doppio ciclo for su questi vertici e se c'è l'arco, lo inserisco. Ogni volta vado a chiedere al DAO: c'è un arco tra questi due? Se sì, lo inserisco. Direi che qui dovrebbe funzionare perché avendo pochi vertici, non andiamo a complicarci le, eh, le cose. Allora, la prima cosa da fare è sicuramente farci dare tutti gli stati e aggiungerli come vertici. Altra semplificazione. Qui nel progetto base c'era già una classe Sighting con tutti gli attributi della tabella, un metodo GetSightings, eccetera. Ma qui i vertici cosa sono? Sono semplicemente gli stati. Gli stati come sono modellati nella tabella? Da una stringa. Allora perché direttamente non usare la classe String come classe dei vertici? in modo tale che abbiamo già l'hash code e l'equals implementati e tutto funziona alla grande senza dover cambiare grosse cose quindi direi che nel grafo andiamo ad inserire semplicemente delle stringhe come vertici stringhe che otteniamo con una banale, credo, query andando a selezionare state quindi select state from sightings dove il country è sempre us, anche qui dobbiamo usare una distinct per tagliare fuori i duplicati. Questa è la query per ottenere tutti i vertici 52 del grafo, abbastanza facile. Quindi copio la query, vado di là e parto dal DAO con un metodo public list string. Abbiamo visto. GetStati. Quindi, tutte le volte che si possono fare le cose in modo semplice, sfruttando quello che abbiamo già, non andatevi a complicare la vita ma cercate di mantenere le cose più semplici possibili. Un esempio era anche l'ultimo esercizio di laboratorio, per chi ha provato a farlo, dove c'era la simulazione di, di questo bar e chiedeva di simulare eh, lo scorrere dei minuti. Tanti hanno provato a farlo con la classe local day time, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, va benissimo, però aggiungete complicazioni. C'era da simulare lo scorrere dei minuti, bastava semplicemente utilizzare una variabile intera che partisse da zero e andasse avanti. Quindi, tutte le volte che riuscite a fare le cose in modo semplice, è meglio sempre scegliere quella strada. Ma no, qua mi fa casini. Ok, la, eh, la query. E il pattern io lo copio da sopra, è sempre lo stesso. Anche qui non abbiamo da inserire nessun parametro, devo solo cambiare la lista, la faccio diventare una lista di stringa, la chiamo stati. E tutte le volte che c'è una nuova riga, eh, scusate, stati.add, qui non creo nessun oggetto perché uso stringhe, res.add. Get string state. Dimmi. Giusto? Bravo. Avevo già di nuovo dimenticato un'altra clausola di where. Non prendiamo tutti gli stati, ma ovviamente solo gli stati per cui ci sono degli avvistamenti nell'anno selezionato. Quindi supponiamo di ricevere un oggetto year, visto che in anno count abbiamo modellato l'anno come year, e qui andiamo a capo e aggiungiamo una end. Andiamo a vedere come si chiama. Sì, me lo ricordo, dobbiamo riutilizzare here del campo, la funzione here di SQL, SQL, date, time, uguale, e qui sì che ci sarà un parametro, quindi metto un bel punto interrogativo. E quindi dopo aver creato il prepare statement vado ad aggiungerci direi un set int, alla posizione 1 di anno.getValue. Il metodo getValue della classe year ci restituisce l'anno come un intero. Adesso dal model avremo il solito metodo public void crea grafo in cui possiamo farci dare tutti gli stati. Se vogliamo proprio fare i puristi, visto che vi ho consigliato di farlo sempre, facciamo l'identity map. Magari non ci servirà, ma sempre è meglio farla, se no poi mi contraddico e voi mi dite. Quindi, definiamo una mappa in questo caso eh, non serve veramente una mappa, perché sono stringhe normali, quindi probabilmente ci basterà una lista, una lista di stringhe che riempiamo la prima volta e poi usiamo sempre lei. Va bene? La differenza dagli altri esercizi è che qui i vertici sono delle stringhe semplici, quindi non ha senso avere una mappa anche perché qual è l'id della stringa? Quindi usiamo una lista, la riempiamo la prima volta e poi. Usiamo sempre internamente quella lì e quindi qui in creagrafo dis.stati uguale dis.dao.getStati, mi manca ovviamente l'anno che dovrà essere passato anche al metodo creagrafo dall'esterno, anno. Devo importare la classe, eccoci qua. Va bene, abbiamo tutti gli stati. Dobbiamo aggiungerli al grafo che non abbiamo ancora creato. Quindi andiamo a definirci un private graph di. Abbiamo detto i vertici sono stringhe, stringhe, gli archi dimmi Default Edge non sono pesati quindi, Graph, importiamo tutto prima la classe Graph, e poi la classe Default Edge e nel costruttore andiamo anche a creare. O meglio, facciamolo in crea grafo così ogni volta che andiamo a cliccare il bottone richiameremo questo metodo e distruggiamo il grafo precedente e ne creiamo uno nuovo. Quindi come prima cosa, dis.grafo uguale. Ora è una bella domanda perché non me li ricordo mai. Directed simple graph. O simple directed graph? Simple directed graph, grazie. Ricordo per l'ennesima volta che all'esame potete usare slide, esercizi vecchi e tutto quanto, quindi questi non saranno problemi. Import. Sì, dobbiamo dargli la classe del tipo di arco. Eccoci qua. E adesso abbiamo gli stati e possiamo aggiungere eh, tutti i vertici usando la classe di supporto graphs. Aggiungi tutti i vertici dove al mio grafo quali vertici gli stati. Poi abbiamo detto usiamo la soluzione semplice doppio ciclo controllo esistenza arco. Quindi il pattern è sempre lo stesso, ho un for che scorre gli stati che sono delle stringhe, chiamiamolo S1, in dis.grafo. Uh, vertex set e un secondo ciclo for dentro string s2 dis.grafo.vertex set scorro ma devo avere premura anche di controllare che i due vertici ovviamente siano diversi perché non vogliamo inserire dei loop. Quindi il pattern è sempre questo, doppio ciclo for, se i due elementi considerati sono diversi, vedo se tra i due ci sta un arco oppure no. Qui l'equals funziona perché stiamo usando string, è già definito tutto, avessimo avuto degli oggetti, questo era il caso in cui tutto funzionava bene se l'oggetto implementava bene l'hash code. Quindi la mia idea è: visto che non mi servono pesi, sono, è un arco, sono archi non pesati, io suppongo di avere nel DAO un metodo che mi dica se tra quei due eh, stati c'è un arco oppure no. Quindi mi ritorni un booleano, se mi ritorna vero aggiungo l'arco, altrimenti no. Quindi if esiste arco. Tra S1 e S2 poi lo andremo a implementare aggiungo aggiungo l'arco quindi edge. S1, S2 occhio che qui l'ordine conta perché stiamo parlando di un grafo Orientato. Quindi stiamo aggiungendo un arco che va da S1 a S2. Domande? Manca ancora forse una cosa? Esiste arco nell'anno considerato? Sicuramente ci sarà nella UR questo filtro sull'anno. Domande? Proviamo a farla prima su, sul client, prendiamo due, due stati, ad esempio Yt e Yk, e vediamo se riusciamo a definire questa query per vedere se esiste l'arco. Quindi, prima di tutto, andiamo a vedere cosa chiedeva il testo. Gli archi del grafo rappresentano l'ordine temporale degli avvistamenti. C'è un arco tra A e B se almeno un avvistamento in B è temporalmente successivo a un avvistamento in A. Quindi dobbiamo controllare, direi anche contare, quanti avvistamenti in B sono avvenuti dopo gli avvistamenti in A. Sicuramente ci sarà un count, credo, e sicuramente dovremmo sempre fare... Il join della tabella con se stessa No? Visto che stiamo controllando due stati, vediamo di inserire le prime clausole di where. Sicuramente l'anno dovrà essere uguale, quindi ir di s1 datetime uguale a ir ds2.datetime e l'anno dovrà essere anche specificato quindi ne basta specificare uno visto che abbiamo imposto l'uguaglianza uguale per il momento supponiamo 1955. Poi questo sarà un parametro da riempire dinamicamente. Poi sappiamo i due stati, quindi S1.state sarà il primo stato, supponiamo YT, and S2.state uguale YK. Poi dobbiamo sempre imporre che il country sia USA, quindi country uguale US and s2.country uguale US. Altro come clausole di where E qui basta imporre che S2, ad esempio, punto daytime, sia maggiore di S1 punto daytime. Quindi stiamo contando tutte quelle righe in cui la data degli avvistamenti di S2 è maggiore. Della data degli avvistamenti in S1. Proviamo. E dove ovviamente tutte le where sono verificate, non ci. Cosa? Manca un end? Sì, qua. Anche sopra. Anche sopra. Mancavano un botto di end. Ok. Non ci sono errori, mi restituisce 0 perché probabilmente non ci sono avvistamenti di S2 che sono venuti dopo di avvistamenti in S1. Però se proviamo a invertire, o magari non ci sono avvistamenti in quello stato, non lo so. Proviamo ad invertire. Yk e Yt. No, è sempre 0. Vedremo poi nel grafo che non ci siano errori. Se nel grafo vediamo degli archi, vuol dire che questa query funziona. Però è chiaro il ragionamento. Faccio la solita join della tabella con se stessa, vado a impostare le clausole di where e in più voglio contare quante volte succede che la data di un avvistamento in S2 sia dopo alla data di un avvistamento in S1. L'idea è che se questo valore è maggiore di 0 allora andrò a inserire un arco da S1 a S2, come chiede il testo. Sì, abbiamo detto, usiamo la, la strategia 1 visto che i vertici sono pochi. Allora la copio. Vado di qua e da qui mi faccio generare il metodo nel DAO. Un metodo che restituisce un booleano appunto a seconda se il valore di ritorno della query sarà maggiore di 0. Quindi string SQL uguale, tolgo gli slash n. e lascio uno spazio, punto e virgola, devo ovviamente anche togliere tutti quei campi che avevo già riempito nella query e mettere al posto un eh, punto interrogativo, quindi anche qui lo stato sarà riempito dinamicamente e anche l'anno, il country invece è sempre in US. il solito try catch eh, SQL exception e all'interno le solite istruzioni per farmi dare la connessione e creare il prepare statement, qui dobbiamo impostare tre parametri, quindi st.set, dunque il primo parametro è l'anno, per come abbiamo scritto la query, quindi sarà un set int alla posizione 1, anno.getValue, occhio sempre alla posizione dei parametri, perché questo è un altro tipico errore che nessuno riconosce il volo, si parte da 1 e si segue ovviamente l'ordine scritto nella query. Quindi all'1 c'era l'anno, al 2 c'è lo stato di S1 e al 3 lo stato di S2. st.setint 2S1, eh, setString, scusate, e st. Punto, set string al 3S2. Poi, qui non ho nessuna lista o struttura dati di appoggio perché voglio restituire solamente un booleano, quindi eseguo semplicemente la query. Questa query ritorna un singolo valore, quindi uso una if, e se il risultato che ho chiamato, del count asterisco che ho chiamato cnt è maggiore di 0, restituisco true. Esiste un arco tra S1 e S2, altrimenti ritorno falso. Quindi fatemi solo ricontrollare il testo per non aver invertito le cose. Esiste un arco da A a B, quindi da S1 a S2, se almeno un avvistamento in B è dopo almeno un avvistamento in A. Quindi sì, è giusto. Domande. Altro classico errore, I, eh, confondere tra gli if e il while nei metodi del DAO. A volte eh, qualcuno mi chiede: eh, ma perché non prende tutti i risultati? Perché c'è ancora c'è una if al posto del while. Quindi se la query vi aspettate che vi restituisca più di un valore. Dovete ovviamente usare un while. Finché c'è un valore, lo prendo. Se invece vi aspettate che la query ritorni un singolo valore, si utilizza la if. Dimmi? Scusami, non sento? La connessione la chiudiamo, esatto, altrimenti mi becco un bel insufficiente anch'io. Sì, ovviamente. E eh, lo faccio apposta per vedere se... Dai, siamo sulla buona strada, cioè vi accorgete in due secondi degli errori, quindi eh, neanche qui va bene. Sì, no, dovrebbe andare bene anche lì. Altrimenti, per essere sicuri, la chiudiamo nei due rami. Non vorrei che chiudendo la, con la connessione non mi faccia più accedere al Result Set, allora per sicurezza la metto lì prima di fare la return eh, mi segna un errore ah sì no, ovviamente non posso ritornare null qui perché beh dipende posso cambiare questo valore di ritorno in boolean no lasciamo boolean tipo primitivo e qua ritorniamo falso nel caso in cui ci sia un'eccezione. Qual è il problema? Ah certo, manca ancora questo caso in cui se non c'è nessun, nessuna riga, motivo in più nella query, motivo in più per dire in realtà ci dovrebbe sempre essere ma eh, Eclipse si lamenta perché ci sono le, eh, i valori di ritorno solo nel ramo della if e non della else quindi per un fatto di compilatore dobbiamo restituirlo anche lì dimmi esatto dovrebbe ritornare zero, quindi un valore dovrebbe sempre ritornarlo perché è un count asterisco, quindi se ci sono zero righe ritorna zero, giusto? Eh, ma se è zero no, non devo eh, dire che c'è un arco. Eh sì, in teoria sì, con la count asterisco sì. Allora. Torniamo al model e qui direi che c'è già tutto. Se quel metodo ci dice che esiste un arco, aggiungiamo questo benedetto arco. Vediamo se alla fine della fiera stampa qualcosa. Quindi, grafo creato. Stampiamo anche il numero di vertici e il numero di archi che è sempre il primo modo per verificare che tutto funzioni. Quindi this.grafo.vertex7.size e più this Punto grafo. Punto set, punto size. Ci creiamo una classe testModel, come sempre, class. TestModel con un main. E un metodo run dove andiamo a creare il nostro modello andiamo a richiamare il creagrafo uh, new year di vediamo che almeno questo anno ci sia nella tabella uh, content dove il country sia US va bene daytime? Boh, 2010-2010, c'è. Proviamo col 2010 dobbiamo importare la classe. Ottimo. Poi creiamo una stanza di test model. E proviamo a rannare, c'è ancora un problema. Ah, here. of no? Ah, senza la new. Ok, un metodo statico. Proviamo. Run, Java Application. Come vedete non è velocissimo. Perché comunque la soluzione 1 eh, non è veloce di per sé? No, se succede questo non è un problema. Abbiamo aspettato anche dei buoni quarti d'ora, quindi se poi funziona. Ma l'ho provato prima era più veloce, ora probabilmente avendo anche il software per la videoregistrazione è, è un po' più lento. Qui non vediamo cosa sta facendo. mentre lui ci pensa, supponiamo che tutto vada a buon fine e iniziamo a collegarlo al controller. Dunque, il bottone avvistamenti deve creare il grafo, quindi Qui dovremmo andarci a prendere l'anno dal, dal combo box, eccolo qua, finito. Console, 51 vertici, probabilmente c'era uno stato per cui non c'erano avvistamenti in quell'anno, e 2549 archi, quindi possiamo ragionevolmente dire che funziona perché qualcosa ha inserito ci ha messo un po ma accettabilissimo eh? se ovviamente vi accorgete che ci mette mezz'ora a tre quarti d'ora allora lì forse non possiamo aspettare tre quarti d'ora però quando più o meno in linea di principio il numero di vertici è simile a questo quindi dai 50 ai 100 la soluzione 1 direi che funziona. Se ci muoviamo oltre, allora forse è meglio studiare una query che ci restituisca già tutti i risultati che ci servono. Ritorniamo qua. Anno, count. Andiamo a prendere l'anno selezionato dall'utente. Uguale box anno. Punto Get value. Solito controllo dell'errore, quindi se anno è uguale a nulla vuol dire che l'utente non ha selezionato alcun anno, allora stampo un messaggio di errore, append text, devi selezionare un anno e ritorno, non vado avanti. Altrimenti, quindi se riesco a arrivare qua sotto, eh, posso creare this.model.crea grafo anno.get year. E magari poi stampo anche. Grafo creato non nella system.out, ma magari nella txt.result, ovviamente. Se volete anche stampare nella txt.result il numero di vertici e il numero di archi, dobbiamo anche definirci dei metodi nel model che. ci restituiscano questo valore. Quindi più this. Punto model punto get n vertici. E stessa cosa facciamo per gli archi. get n archi. Magari ci mettiamo uno slash n per andare a capo e nel model semplicemente dobbiamo fare questi metodi che sfruttando il riferimento al grafo interno ci ritornano semplicemente questa roba qui. Eh, supponiamo sia un intero, ci va la return e facciamo la stessa cosa get n archi dove andiamo a ritornare questa roba qua Ottimo. Non andiamo a rilanciarlo perché sennò perdiamo un altro quarto d'ora, magari lo facciamo alla fine. Vediamo l'ultimo punto, il punto C. Costruito il grafo si permette all'utente di selezionare uno stato tra i vertici presenti nel grafo e questo ci dice già che una volta calcolato il grafo dobbiamo fare qualcosa, ovvero riempire quella tendina. Facciamolo subito. Quando creo il grafo, eh, il combo box, ah, dobbiamo andare nel controller, UFO controller, Eccoci qua, il combo box si chiama box stato e gli stati sono delle stringhe. E una volta creato il grafo. Dis. me lo sono già scordato. Box stato. Punto, get items. Punto, add all e ci facciamo dare gli stati dal model. Non abbiamo ancora questo metodo, lo andiamo a creare e qui semplicemente ritorniamo get stati. Sì, perché intanto. I nostri stati li andiamo a eh, riempire ogni volta che clicchiamo su crea grafo, quindi saranno sempre aggiornati all'anno specificato. Ups, scusate. E quindi ritorniamo semplicemente a quella lista che il controllore usa per riempire la tendina. Vediamo cosa, chiedevano, cosa chiedeva il punto C nei due punti. Innanzitutto, gli stati immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi allo stato selezionato. Beh, qui è abbastanza semplice perché abbiamo già definito queste relazioni con i nostri archi. Quindi, dato un nodo, semplicemente i successivi saranno tutti quelli a cui arriva un arco che parte dal mio stato considerato. Viceversa, i precedenti saranno tutti gli stati collegati agli archi che arrivano a me. Come sempre, se per fare questo ultimo punto del punto 1 vi accorgete che state scrivendo una valanga di linee di codice, campanellino d'allarme, sto sbagliando qualcosa, perché c'è sempre un modo semplice. Come ho già detto a tanti di voi, l'ultimo punto si risolve sempre in 4-5 linee di codice, non di più. Quindi, io nel modello. Certo. Sì, 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 sì. Grazie. Supponiamo di avere due metodi, uno per ottenere i successori e uno i predecessori, quindi saranno due liste di stringhe di nuovo, perché i nostri stati sono stringhe. E anche quello per i predecessori. Addirittura qui ce la caviamo con, credo, una singola linea di codice, perché la classe Graphs, che offre un mucchio di cose, offre anche due metodi per i successori e i predecessori successor list of, eh, il primo è il grafo, dis.grafo, e ovviamente qui come parametro dobbiamo passargli lo, lo stato selezionato. E glielo diciamo qui nel secondo argomento. Tutto lì. E per i predecessori c'è il metodo relativo, graphs, Punto, listov list of, dis.grafo e anche qui dobbiamo ovviamente passargli lo stato selezionato, stato. Quindi controllate sempre che il nostro buon amico classe graphs non abbia già un metodo apposta per noi e in questo caso sì, c'era. L'altro punto, di solito ce n'è solo uno dei due all'esame, eh? questa era una simulazione quindi ne abbiamo messi due, quanti e quali sono gli altri stati raggiungibili dallo stato selezionato attraversando uno o più archi e qui è la solita visita. Quindi potete scegliere se fare una visita in ampiezza o una visita in profondità usare penso il connected set of della classe sempre graphs no del connectivity inspector supponiamo di fare una visita quindi string anche qui sarà una lista di, di stati raggiungibili get raggiungibili qui eh, servono un po più di linee di codice in particolare serve una lista di appoggio linked list import che ritorneremo al fondo e supponiamo di fare una visita in ampiezza o in profondità fa lo stesso deep first iterator Anche qui assolutamente non mi ricordo mai la sintassi esatta. Forse ce l'abbiamo in un esercizio precedente, tipo il... Forse la smia. No? Aiutatemi voi. Sì, certo, ovviamente. E poi forse bisogna anche... eh? Sì, giusto. Eccolo qua. Eh, dobbiamo anche specificargli, penso, il nodo di partenza. No. Ah, il grafo. Ok, e dopodiché eh, bisognerà impostargli, no? Non mi ricordo come si imposta il nodo sorgente, ho un vuoto di memoria. Vabbè, lo, lo termino dopo il laboratorio andandomi a vedere la sintassi, che non ricordo mai. Comunque, l'idea è: facciamo la visita e finché questa visita prosegue, aggiungiamo l'elemento nella lista e poi ritorniamo la lista. E quelli sono tutti i, i nodi visitabili. Se non avete domande, vi lascio con eh, il punto 2 che affronteremo domani. È un punto 2 ricorsivo. Alla pressione del bottone sequenza avvistamenti si determina attraverso una procedura ricorsiva il cammino più lungo di avvistamenti successivi, ovvero di una serie di stati nei quali si sono verificati avvistamenti temporalmente successivi a partire da uno stato selezionato. Quindi classico esempio di tema d'esame ricorsivo. Grazie per l'attenzione, a domani.